noi di tanto in tanto organizziamo convegni, incontri di studio, oltre ai nostri corsi culturali e laboratori che si tengono quotidianamente nella nostra sede, però questi incontri servono per raccoglierci su tematiche particolari e tematiche emergenti, coinvolgenti come quello di quest'oggi. Poi quest'oggi è una giornata particolare perché io ho realizzato un diario di bordo che raccoglie tutte le attività culturali che l'Università dell'Età Libera ha svolto da 20 anni a questa parte, da 23 anni, data della nostra Costituzione, nel 1999 ci siamo costituiti, e quindi raccoglie le attività culturali e tutto quello che abbiamo realizzato appunto in questi anni, e quindi con tante fotografie e tanti spunti di riflessione sulle attività già fatte. Oggi ci troviamo nella sala consiliare del comune di Martina Franca per festeggiare, diciamo così, perché comunque è un giorno di festa, i 20 anni dell'Università del Tempo Libero di Martina, diretto dalla professoressa e dottoressa Eli Spalluto. Momenti molto importanti perché mettono in moto tutta la comunità, e in questo periodo, specialmente in questi giorni, abbiamo bisogno di una comunità solidale. Grazie a questi interventi noi riusciamo a tenere insieme e dare informazioni a quanti più cittadini, quindi benvengano tutte queste attività. Il centro servizi sarà comunque sempre a fianco di chi porta quel valore aggiunto nelle collettività. Sono qui a questo meraviglioso convegno sulla trasmissione tra le generazioni che la presidente di Martina Franca, la dottoressa Eli Spalluto, ha promosso nell'ambito del ventennale della legge regionale. L'Università di Martina Franca è associata alla Federuni ed è un gioiello tra le università pugliesi, lavora da più di 20 anni sul territorio e si distingue per attività, per impegno, per progetti e soprattutto per costruttività. Questo uno degli obiettivi proprio delle università della terza età è la trasmissione tra le generazioni. E come si attua questa trasmissione? Proprio venendo gli adulti nell'università si riprogettano la vita, e nello stesso tempo il loro compito essenziale è trasmettere ai nipoti, trasmettere alle nuove generazioni quei valori intramontabili di tolleranza, di sostenibilità, di pace in questo momento meraviglioso, di educazione alla pace, di educazione allo stare insieme, al rispetto. Quindi questo dobbiamo trasmettere noi adulti alle nuove generazioni. Sono qui per portare il saluto chiaramente dell'assessore Sebastiano Leo, della direttrice del Dipartimento Avvocato Pellegrini e della mia dirigente Maria Raffaella Lamacchia. Oggi vogliamo celebrare ancora una volta e ancora diffondere la potenza delle UTE di Puglia, voluta da Regione Puglia e sostenuta da Regione Puglia con la legge 14 del 2002 e celebrata nel suo ventennale nel corso di questi mesi che ci hanno preceduto. E siamo riusciti a sostenere anche quello che probabilmente non si immaginava di poter realizzare, cioè una coesione maggiore tra le varie UTE, una conoscenza maggiore del territorio, la promozione delle UTE all'interno dei territori in cui operano e cui probabilmente sono ancora poco note le attività, e su tutto il territorio sia nazionale che estero, con il quale ci siamo confrontati e abbiamo verificato che Regione Puglia è tra le best practice in questo ambito, in quanto è una delle poche regioni dell'Italia in possesso di una legge regionale che valorizza e sostiene le attività delle UTE.